tutti i telespettatori, signore e signori, e benvenuti alla terza puntata del secondo ciclo di trasmissioni dedicate al territorio, all'arte, alla cultura. Una trasmissione che sta prendendo piede anche perché i canali 212 e 287 sono visibili in tutta la Puglia e in tutta la Basilicata. E ben per quello che è un grande onore per noi avere qui stasera due personaggi che sono, come dire, un po' fari di luce nel panorama letterario. Viola, dottoressa Cecere, noi siamo entrati nel suo mondo poetico, una grande vena che diciamo anche indaga un po' le fragilità e si allarga a un amore più grande verso gli spazi sociali, quindi clochard, gli emigranti, gli animali, c'è tanto amore per gli animali. Ed è recentemente tornata da un premio prestigioso perché è una sorta di ambasciatrice tarantina della poesia in tutta Italia. Sì, infatti buonasera Giovanna, io sono contentissima di essere qui questa sera perché paradossalmente io sono più nota nel resto dell'Italia che a Taranto. A Firenze mi considerano. Se intanto guardiamo le immagini dei suoi premi, mi considerano fiorentina d'adozione, la rivista culturale La Toscana mi ha dedicato un intero servizio 2 anni fa, mi invitano ai reading, alle presentazioni e come sol dirsi. I premi dell'autrice volevo. Proprio Nemo profeta in patria. Ora io ho scritto 3 sillogi poetiche, con te abbiamo visto le prime 2. Burrasche e brezze come foglie in autunno e ci siamo lasciate con Fragile, maneggiare con cura. Ecco, vedete un po' le immagini dei premi. Sì, questo, no? Questo è il penultimo. Questo è un premio proprio per l'ultima sillogia edita, Fragile, maneggiare con cura. Questo invece è proprio il primo riconoscimento conferito alla raccolta di racconti istantanei di vita, un premio speciale. E al quale dedicheremo, a questo libro dedicheremo più spazio perché trattasi di un passaggio importante nella vena letteraria, nella ricerca letteraria di Esser Cecere, cioè il passaggio dalla poesia alla narrativa. Quindi ci incontrammo nella biblioteca del prestigioso Istituto Talassografico e quindi diciamo che siamo proprio contenti che tu continui ad onorare la nostra emittente e anche il mio programma. D'altra parte una persona che ha avuto più di 100 riconoscimenti, inserimenti antologici, in premi, ha una motivazione grande che va anche messa in evidenza, lo scopo solidale, la solidarietà. Anche e soprattutto, cioè io scrivo poesia da sempre, da quando avevo 14 anni, da quando ero ragazzina. E ho sempre, diciamo, operato così, ho pubblicato da grande, avevo più di 50 anni, quindi la mia prima sillogia è uscita alla fine del... Cos'è la poesia per Esser Cecere? Dunque la poesia per me, perché diciamo, i pareri sono diversi, per me è la traduzione, quindi in parole, e che non è facile, di un sentimento. Ascoltiamo e guardiamo il trailer. Ecco, la nuova sillogia presentata con un trailer realizzato dalla signora Anna Montella. Ecco l'alba nuova, è questo sole che sta per morire. Tu ami molto i tramonti, la luna piena. Io amo molto tutto quello che è naturale. La natura. In fondo in me rimane sempre la biologa. Sì, certamente, ecco, io
ti ho studiata, Esther, mi hai fatto lavorare, studiare i tuoi testi e mi sono resa conto che il passaggio che tu ci vieni a presentare questa sera è importante ed è il passaggio dalla poesia alla narrativa. Tu mi dicesti tempo fa che per te la poesia è un bisogno impellente. Sì. Sì, la poesia si impone, ecco, io questo dico sempre, la poesia si impone, la narrativa si sceglie, la poesia sceglie, perché chi è portato per scrivere poesia viene colpito da un avvenimento, da un fatto, da una scena, da un accadimento che può turbarlo, può renderlo gioioso, può renderlo triste, e poi a un certo punto questa persona sente la necessità ineluttabile di tradurre quello che ha provato e prova in poesia. Poi può farlo leggere agli altri o meno, ma intanto lo deve mettere su carta. E questo passaggio è difficile. Ecco, io volevo mettere in evidenza anche un altro codice importante per quello, da quello che ho visto io, dei suoi racconti e delle poesie, il codice visivo, l'importanza della fotografia. Infatti il titolo del nuovo libro è Istantanei di vita, ha a che fare con... Beh, a me piace molto, intanto a me piace moltissimo la fotografia, io mi diletto anche, diciamo, un po' per lavoro, perché io devo per forza fare delle fotografie a corredo di quello che studio, e un po' perché mi piace proprio, io mi diletto di fotografia, anche di macrofotografia. Ecco, questa è l'immagine di... È la prima di copertina. Un po' come voler fermare anche la memoria. Quindi... Sì, voler fermare la memoria è un invito a riflettere, perché ogni racconto è preceduto da una citazione di un filosofo, di un scrittore o di un poeta famoso che introduce al tema del racconto. Il mare è onnipresente in questo libro, che veramente vi consiglio di andare a comprare quando ci sarà la presentazione il 14 di maggio a Taranto al Nautilus alle ore 18. Se c'è la locandina, se possiamo anche puntare alla locandina dell'evento, e sarà certamente un grande evento perché abbiamo una finalità solidale grande. Dobbiamo aiutare i bambini della che Siria. Sono colpiti da questa guerra maledetta. E, infatti verrà a testimoniare, come testimonial di questa finalità, verrà il grande reporter, fotoreporter Sebastiano Nino Fezza, che è proprio un cinereporter di guerra della RAI, che ha documentato. Vediamo un po' le immagini. E difatti è riportato anche nella locandina. Il fotoreporter, sì. E lui adesso, diciamo, si sta spendendo per i bimbi rimasti orfani in Siria, per poter realizzare per loro un orfanotrofio, una scuola. E io, diciamo, io potrò fare poco, io e coloro che interverranno all'evento e avranno la bontà di acquistare il libro, potremo, insomma, aiutare un po' nel nostro piccolo Nino Fezza e Auxilia Onlus a realizzare questo evento. Perché una cosa è importante da sottolineare, che noi facciamo tanti commenti su Facebook, per esempio, quando vediamo queste immagini. Però poi concretamente, ecco, Nino è direi un missionario adesso del nostro tempo. Sì, Nino sì, sì, perché ha lasciato la RAI, ecco, e adesso lui... Missionario laico, diciamo, cioè, ha figli, però lui si batte proprio per la dignità di questi bambini e dice, ma perché non dobbiamo essere concreti? Pensate che in Siria sono morti 17.000 bambini, quindi le foto e gli scatti di Nino Fezza svelano veramente un mondo disumano, un mondo senza pietà, una realtà spaventosa. E lui sarà proprio con noi per mostrarci queste fotografie e farci quasi toccare con mano quello che lui ha visto in quei posti personalmente. Lui dice sempre: una storia non esiste se non viene raccontata. Ecco.
in sovraimpressione scorrono dei passi tratti dai racconti. Potete magari, ecco, io spulcio qualche frase. Con quelle bestie in giro, una donna sola nel bosco, li vide, ebbe paura. Ecco, sentiamo dalla voce della... Volse allora lo sguardo verso il sole che tramontava e il sole la salutò. Si accorse che non stava nuotando. Solo la lanterna e la stanza di guardia situate alla sommità del faro dove il suolo era più pianeggiante, risaia e terrazza a perdita d'occhio. Quello che ci tengo a dire è che le foto sono tutte originali, sono scattate da me, da mio marito, dai miei colleghi. Anche lì il capodoglio, il cetaceo morente, quella foto è stata scattata da un professore dell'Università di Bari. Quindi sono tutte foto autentiche, non ci sono foto prese dal web. E poi sono state montate in maniera gradevole sempre da Anna Montella. Il sole saliva lentamente, timidamente, e si rispecchiava nel mare immobile, straordinariamente liscio. Certo che è proprio la vita qui protagonista in questo... Protagonista, beh certo, è protagonista la vita in tutti i suoi aspetti, negli aspetti più legati all'uomo come essere umano, alla sua umanità, e legata alla natura ovviamente. Infatti sono esperienze di vita vere, quindi noi possiamo parlare di verismo in questa opera, è vero. Per esempio, vogliamo un po' dare un cenno al racconto. Io mi sono letta con grande passione il libro e trovo che il primo racconto, Lucciole per lanterne, sia già un vademecum per le donne, perché sono le donne protagoniste di questo libro. Diciamo che Lucciole per lanterne forse è uno dei racconti che a me piace meno, però è molto significativo. Che tipo di donna è Silvana? E Silvana è una donna seria, che ha la disgrazia di innamorarsi di un viver, di un... di una persona di un uomo che ci prova con tutte, ecco, diremmo. E allora, però che Silvana si innamora e quando poi si accorge dell'errore, della trappola in cui è caduta, si accorge di aver preso Lucciole per lanterne e ne soffre tantissimo. È quello che succede spesso, via. Non c'è. Io l'ho trovato modernissimo come racconto, in cui l'elemento, telematico gioca un ruolo molto importante. Istantanee di vita. Io mi sono posta anche come lettrice, Esther, è stato molto bello. Per esempio c'è un racconto che mi ha molto colpito, avendo io insegnato 41 anni, vedere quell'esperienza di quella supplente che io questo volevo sapere, cioè una supplente, professoressa, una supplente in difficoltà, non diciamo niente più perché devono leggere il racconto. Lei, professoresse, ti inviteranno nelle scuole perché è un libro da presentare nelle scuole. In effetti è un libro che potrebbe essere adottato nelle scuole, effettivamente. Benissimo, perché non parla di situazioni scabrose. Benissimo. E quindi e tocca dei valori fondamentali. Cari telespettatori, vi saluto alla prossima. E li invitiamo alla presentazione di Istantanee di vita per aiutare i bambini della Siria. 14 maggio, ore 18 al Nautilus. Grazie. Arrivederci alla prossima.